le 13.04, benvenuti al TG 2000, vediamo subito i nostri titoli. Seguire Cristo e andare in cerca della pecora smarrita, così Francesco e i religiosi nell'udienza conclusione dell'anno della vita consacrata. Domenica di sangue in Siria, l'ISIS compie una strage in un santuario sciita. In Nigeria, sequenza di brutali attacchi di Boko Haram che non risparmiano neanche i bambini. E il ministro della difesa francese lancia l'allarme: ISIS alle nostre porte. Intanto a Stoccolma tensioni e violenza alla manifestazione contro gli immigrati. E con il volo della Colombina prende il via a Venezia il carnevale all'insegna delle misure di sicurezza. Poco fa dunque l'udienza di Papa Francesco ai partecipanti al Giubileo della Vita Consacrata, uno degli appuntamenti conclusivi dell'anno dedicato alla vita consacrata. Sentiamo allora dalle stesse parole del Papa quale compito il Pontefice ha assegnato ai religiosi. Sentiamo. La profezia è dire alla gente che c'è una strada di felicità, di grandezza, una strada che ti riempie di gioia, e che è la strada proprio di Gesù. È la strada di essere vicino a Gesù. È un dono, è un carisma la profezia. E lo si deve chiedere allo Spirito Santo, che io sappia dire quella parola anche in quel momento giusto, che io faccia quello in quel momento giusto, che la mia vita tutta sia una profezia. L'umiltà è la strada della santità, lo dice sempre Papa Francesco nell'omelia di questa mattina a Santa Marta. Il Papa ha anche aggiunto che Dio perdona sì il peccato, ma le ferite di una corruzione difficilmente guariscono. Sentiamo le parole del Papa. L'unica strada per l'umiltà è l'umiliazione. E il fine di Davide, che è la santità, viene tramite l'umiliazione. È il fine della santità che Dio regala ai suoi figli, regala alla Chiesa, viene tramite l'umiliazione del suo figlio, che si lascia insultare, che si lascia portare sulla croce ingiustamente. Chiediamo al Signore la grazia per ognuno di noi, per tutta la Chiesa. La grazia dell'umiltà, ma anche la grazia di capire che non è possibile essere umile senza umiliazione. Andiamo adesso all'estero, in Siria, dove l'ISIS ha rivendicato il triplice attentato a sud di Damasco in cui sono rimaste uccise almeno 71 persone. In Nigeria Boko Haram uccide 86 persone tra indicibili brutalità. I servizi di Giorgio Schiavoni e di Marco Bergamaschi. È salito ad almeno 71 il bilancio delle vittime della strage rivendicata dall'ISIS compiuta ieri a sud di Damasco, nei pressi del principale luogo di culto sciita in Siria. Tre esplosioni provocate da un'autobomba e due kamikaze hanno scosso i dintorni della capitale siriana, mentre a Ginevra sono in corso i difficilissimi negoziati di pace sotto l'egida dell'ONU. Il mausoleo moschea sciita di Saida Zainab è una delle mete di pellegrinaggio più importanti per gli sciiti di tutto il mondo in quanto luogo di sepoltura di una delle nipoti di Maometto. Il sito, massicciamente presidiato da forze di sicurezza e volontari sciiti, era già stato preso di mira in passato. Circa un anno fa due attentati provocarono la morte di 13 persone. È in questo clima avvelenato che riprendono a Ginevra i colloqui, sia pure in stanze separate, tra regime ed opposizione siriana. Il rappresentante del regime di Bashar al-Assad ha definito i rappresentanti dell'opposizione come terroristi, equiparandoli ai guerriglieri di Al-Qaeda e dello Stato Islamico.
Dal canto suo l'opposizione chiede, prima di qualsiasi negoziato concreto, la fine dei bombardamenti e la liberazione delle città assediate dall'esercito di Damasco, con l'appoggio dell'aviazione militare russa. È una nuova strage, quella compiuta dagli integralisti islamici di Boko Haram nella notte tra sabato e domenica nel villaggio di Dalori, nel nord-est della Nigeria. Secondo le prime informazioni, i terroristi indossavano uniformi militari e sono arrivati a bordo di minivan e moto. L'inferno è durato 4 ore, decine i morti nelle povere case rase al suolo, molti bambini sono rimasti carbonizzati nell'incendio del villaggio e chi fuggiva veniva falciato a colpi di mitra. Il bilancio ancora provvisorio racconta di 86 morti e di almeno un centinaio di feriti, molti gravemente ustionati. Un testimone ha riferito di aver perso 11 familiari, i suoi 5 figli sono tutti dispersi. Mentre si cercano sopravvissuti nella giungla, ieri in Chad, sulle rive del lago omonimo, due donne kamikaze si sono fatte esplodere in due villaggi, uccidendo 9 persone, tra cui 5 bimbi che stavano giocando in un campo di calcio, 52 feriti. Il bilancio di quasi 7 anni di guerra iniziata da Boko Haram come rivolta antigovernativa e poi sempre più radicalizzatasi è di 20.000 morti e 2,5 milioni di profughi. Giulio Regeni, uno studente italiano di 28 anni, è misteriosamente scomparso la sera del 25 gennaio nel centro del Cairo. La notizia viene data dall'ambasciata italiana e dal Ministero degli Esteri, che stanno seguendo con la massima attenzione e preoccupazione la vicenda. Il ministro Paolo Gentiloni, si legge in una nota della Farnesina, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo egiziano Sameh Shoukry, al quale ha richiesto con decisione il massimo impegno per rintracciare il connazionale e per fornire ogni possibile informazione sulle sue condizioni. E mentre il ministro della difesa francese lancia un nuovo allarme terrorismo a Stoccolma, in Svezia, vanno in scena inquietanti manifestazioni contro gli immigrati. Antonio Soviero. Già in passato il ministro della difesa francese Jean-Yves Le Drian aveva espresso forti preoccupazioni sulle conseguenze dell'instabilità della Libia, terzo paese in cui si sono insediati i tagliagole dello Stato islamico. In un'intervista a una TV transalpina, Le Drian lancia ora l'allarme. 3 migranti in partenza dal paese nordafricano possono nascondersi miliziani dell'ISIS, che rappresentano un grande rischio per l'Europa. La Libia continua e a soli 350 chilometri da Lampedusa, cioè dall'Europa. Pertanto è urgente la formazione di un governo di unità nazionale sostenuto dall'ONU. Ma la nascita del nuovo esecutivo di Tripoli, presieduto da Fayez al-Sarraj, è al momento in stallo, mentre in Europa rischia di esplodere l'insofferenza anti-immigrati. A Stoccolma nel fine settimana 100 neonazisti legati agli ambienti degli hooligan hanno aggredito diversi immigrati. Qualcuno picchiava, altri distribuivano volantini in cui si minacciavano nuovi raid contro i minori stranieri non accompagnati. Tutti avevano il volto coperto da passamontagna neri. Il blitz rappresenta la più estrema delle reazioni finora all'omicidio di un'assistente sociale uccisa lunedì da un giovane rifugiato somalo in un centro di accoglienza per minori non accompagnati. Fin qui la cronaca, mentre in Germania si fanno i conti della spesa per l'accoglienza ai migrati, 50 miliardi di euro nel 2016 e 2017, almeno secondo le stime dell'Istituto di Economia di Colonia. Botte, offese, bestemmie, punizioni eccessive, tanto che i bambini per paura non volevano più andare a scuola. I carabinieri di Pavullo, in provincia di Modena, hanno eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di una maestra d'asilo ritenuta responsabile di maltrattamento aggravato sui bambini fra i 3 e i 5 anni. La donna, secondo gli inquirenti, abusando delle proprie qualità e violando i doveri di equilibrio e correttezza, ha maltrattato fisicamente e psicologicamente i piccoli durante l'orario scolastico. Dopo il Family Day di sabato scorso al Circo Massimo, domani riprende l'iter della legge Cirinnà in Senato con le pregiudiziali di costituzionalità e quindi subito dopo cominceranno i voti di merito e il voto finale è atteso per metà febbraio. Augusto Cantelmi.
Dopo la piazza del Family Day si ritorna in aula. Domani al Senato le prime votazioni sulle pregiudiziali di costituzionalità del disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili, in un clima condizionato ancora dalle immagini e dalle richieste del Circo Massimo. Il premier Renzi, che è partito per l'Africa, dove visiterà Nigeria, Senegal e Ghana, nonostante gli inviti a modificare il testo che sono arrivati dalla piazza, è deciso comunque ad andare avanti, forte di un accordo con il Movimento 5 Stelle che dovrebbe garantire i numeri necessarie per l'approvazione del disegno di legge, anche se sugli articoli più controversi, come quelli che riguardano l'adozione, si temono imboscate nel voto segreto. Si prova comunque ancora a mediare all'interno della maggioranza e nel Partito Democratico, dove l'ala cattolica del PD resta sulle sue posizioni e chiede la sostituzione dell'adozione con l'affido. I centristi di Area Popolare invece, molti presenti anche al Circo Massimo, insistono per la cancellazione del capitolo adozioni dal testo Cirinnà, e sullo sfondo resta l'arma finale del referendum abrogativo. L'attore Gabriel Cargo è in ospedale a seguito di un'esplosione, probabilmente in seguito a una fuga di gas che ha causato il crollo parziale di una villetta dove l'attore vive in questo periodo per preparare la partecipazione al Festival di Sanremo. Nell'esplosione della villetta, che si trova nel quartiere del Solaro, sulle alture della città ligure, è morta un'anziana donna di origine russa, la proprietaria dell'immobile, mentre una giovane donna sarebbe leggermente ferita. Per l'attore invece solo lievi e scoriazioni e uno stato di shock. Il boato della piazza ha salutato ieri il volo dell'angelo dal campanile di San Marco, che ha aperto ufficialmente il Carnevale di Venezia. Decine di migliaia di persone hanno superato i varchi predisposti dalle forze di sicurezza. Vediamo il servizio di Clara Iatosti. Erano oltre 100.000 a Venezia per il via ufficiale del Carnevale. L'angelo in volo dalla cima del campanile sino al centro della piazza San Marco era la giovane Irene Rizzi, che ha sfidato con grazia la gravità, appesa ad un verricello, sorridendo e lanciando coriandoli alla folla. Una manifestazione fortemente voluta dall'amministrazione, all'insegna quest'anno del divertimento, ma anche di un ferreo controllo sul piano della prevenzione antiterrorismo. Tutte le persone accorse a San Marco hanno dovuto superare i 5 varchi di sicurezza. Controlli con i metal detector ai pochi trolley e ai tanti zainetti, mentre le forze dell'ordine domandavano di alzare la mascherina per farsi riconoscere. Ci hanno messo il terrore, però noi lo combattiamo essendoci e facendo vedere che non abbiamo paura di nulla. Per un po' si spera di essere signori, perlomeno con gli abiti, e poi si torna a casa praticamente e si ricomincia da capo. Una tradizione antichissima, nata a metà del 500 dall'omaggio al doge di un funambolo turco, subito ripresa da coraggiosi veneziani, poi trasformata in volo della Colombina dopo un'esibizione finita in tragedia. L'acrobata venne sostituito con una grande colomba di legno che nel suo tragitto, partendo sempre dal campanile, liberava sulla folla fiori e coriandoli. Un gesto di pace attuale anche oggi, dopo Parigi, dopo gli attentati del 13 novembre scorso. Il TG 2000 termina qui, dopo di noi Terza Pagina, che racconta la scuola per librai di Venezia. Buona visione, io vi auguro poi un buon pomeriggio e il TG torna dopo Rosario da Lourdes.